Buongiorno, bentrovati, ben ritrovati dopo una vacanza lunga che ci siamo presi, sia voi che noi. Eccoci tornati qua, siamo al lavoro, dentro il teatro, per ricominciare a pensare e immaginare quello che accadrà nei prossimi mesi. Io sono Massimo Monaci, il direttore del teatro, per raccontarvi brevemente quello che sta accadendo e quello che accadrà nei prossimi giorni. Prima di tutto mi viene da dirvi che in questo momento di crisi avete visto che noi abbiamo ripuntato su uno slogan che è stato lo slogan anche della stagione scorsa, da rinuncio a tutto, non al teatro. Quest'anno siamo passati a non rinunciare al teatro, riscopriti all'Eliseo, perché crediamo che anche in un momento difficile come questo per l'economia, per il mondo, per la politica, sia assolutamente fondamentale non eliminare una parte importante della nostra vita, che è quella che si riesce a vivere nella comunità dello spettacolo dal vivo, ma non solo, anche del cinema, della cultura in generale. Quindi seguiteci in questa avventura che stiamo portando avanti. Il 19 di settembre ricominciamo con un concerto molto bello, molto particolare di Peppe Barra, che rientra tra l'altro nelle attività e nelle manifestazioni che abbiamo costruito intorno al progetto Napoletango. Napoletango, spettacolo di Giancarlo Sepe, scritto e diretto da Giancarlo Sepe, che ha debuttato nel mese di giugno al Napoli Teatro Festival Italia, al Teatro San Carlo, con un grande successo. Spettacolo che, oltre ad essere uno spettacolo naturalmente che si vede nella sala del teatro, ha avuto la possibilità di essere visto dietro le quinte con un progetto molto innovativo sul web. Il web ha seguito, come un occhio un po' indiscreto, tutto quello che è accaduto dai provini fino al debutto dello spettacolo. Su napoletango.com potrete vedere ancora ora l'archivio delle immagini dei laboratori, di una parte delle prove generali, non tutto, perché non abbiamo voluto svelare troppo dello spettacolo. Questo sito, napoletango.com, entrerà a far parte di una nuova idea che partirà nei prossimi giorni e di cui anche questo breve mio saluto fa parte, che è l'Eliseo TV, una web TV che perlustrerà, approfondirà le iniziative, gli eventi, gli spettacoli che si susseguiranno nel Teatro Eliseo, nel piccolo Eliseo Patroni Griffi, con approfondimenti, interviste, dietro le quinte e chi più ne ha più ne metta. Oltre alla novità assoluta del live sul web, alcuni di questi eventi potranno essere visti anche in diretta sul web. Dopo il 19 settembre, il 28 di settembre e poi il 7 di ottobre, due eventi in collaborazione con Europa Festival, fortemente voluti, molto belli, straordinari, che vengono anche dal Festival di Avignone. Il primo è Ciuf Uciuf, Zimmermann e De Perrot con il gruppo acrobatico di Tangeri, e poi Wajdi Mouafad in Sandì per la prima volta in Italia. E poi si apre la stagione con Napoletango, che potrete seguire per 5 settimane qui all'Eliseo. A seguire Tutto su mia madre, Il ritorno di Leo Gullotta all'Eliseo, Paolo Poli, Scamarcio e Denise Ostogan in Romeo e Giulietta con la regia di Binasco, Paolo Virzì in un inedito totale scritto per Silvio Orlando e per una compagnia di attori, se non ci sono altre domande. Non scordatevi di seguirci, l'abbonamento quest'anno costa meno. Venite e informatevi al botteghino, guardate sul sito, riscopritevi all'Eliseo, non rinunciate al teatro.